Buongiorno a tutti, eccoci qua per la diretta di questa settimana. Oggi parleremo sempre del nostro argomento del mese, ovvero come accogliere al meglio l'arrivo di un fratellino o di una sorellina, ma soprattutto come sostenere emotivamente il nostro primogenito affinché quando il bambino nascerà sia pronto veramente a creare un legame vero e proprio. Allora, sappiamo tutti che una genitorialità condivisa, quindi ruoli condivisi tra mamma e papà sono assolutamente fondamentali e io sono assolutamente favorevole a questo, ma è anche vero, dobbiamo tenere conto che mamma e papà non hanno esattamente o non vengono visti dal bambino esattamente nello stesso modo, ovvero non sono completamente intercambiabili. Quindi l'arrivo di un fratellino o di una sorellina, scusate, sicuramente richiederà un grande cambiamento e anche un grande adattamento da parte del nostro primogenito. Quindi, come fare per prepararsi a questo? Beh, diciamo che appena sapete di essere incinta, di aspettare un fratellino o una sorellina, la cosa fondamentale è cominciare ad avviare questo processo di cambiamento, a fare in modo cioè che veramente papà e mamma diventino intercambiabili nel loro ruolo verso il bambino. In che modo? Innanzitutto, cercare di creare una grande connessione tra il papà e il bambino, in modo che nel momento in cui nascerà il fratellino o la sorellina, papà e bambino avranno già un rapporto collaudato e funzioneranno. Il bambino deve, cosa deve fare? Deve sentirsi emotivamente sicuro quando si trova in presenza del papà, deve sentire di potersi realmente affidare anche al papà. Dobbiamo pensare che nel momento in cui nascerà il bambino, il fratellino, la sorellina, la mamma sarà sicuramente molto più impegnata col piccolino e quindi potrà dedicare meno tempo al bambino più grande. Se poi la mamma allatterà, questo sarà ancora più marcato perché ovviamente l'allattamento richiede un grande impegno fisico per la mamma. Nel caso di invece un allattamento artificiale, forse i ruoli possono essere anche più condivisi e effettivamente il bambino riuscirà ad avere più tempo con la mamma e con il papà. Ma in ogni caso, solo per il fatto che mamma porta nella pancia il fratellino per 9 mesi, questo crea delle differenze appunto nel ruolo che poi mamma e papà possono avere. Allora, in che modo fare sì che il ruolo del papà sia fondamentale per aiutare il nostro primogenito, il nostro bambino, la nostra bambina, a poi accettare al meglio il fratellino? Innanzitutto, nei mesi precedenti, quindi durante la gravidanza, è fondamentale che il papà cominci a prendersi sempre più cura del primogenito, che ha passato già tanto tempo solitamente con la mamma e deve ora invece imparare ad affidarsi anche al papà. Il papà deve essere quindi non solo quello che è il compagno di giochi, quello che fa divertire il bambino, ma il papà deve essere anche una vera e propria persona su cui fare affidamento, cioè deve essere anche in grado di consolare il bambino, deve essere la persona a cui il bambino può andare quando si sente triste per fare il pieno di coccole e di abbracci. Poi un'altra cosa molto importante è pian pianino anche cominciare la routine della sera, il momento dell'andare a nanna, trasformarlo in un momento che può diventare di responsabilità del papà. E sappiamo tutti che nel momento in cui il bambino va a letto la sera, cioè nel momento in cui crea una disconnessione, dalla mamma, dal papà, dalle figure che si prendono cura di lui, per loro quello è il momento più complicato, il momento in cui davvero hanno molta paura. Quindi, nella routine della sera, che di solito richiede la cena, magari il bagnetto, la lettura di qualche libricino e poi il vero momento dell'andare a nanna, cominciare nei mesi della gravidanza, pian pianino, a condividerlo tra mamma e papà, per poi arrivare veramente a lasciare una parte di questa routine interamente dedicata al papà. Un'altra cosa che noto sempre nelle persone che vengono da me a richiedere consulenze è che le mamme molto spesso fanno fatica a lasciare un po' di questa, diciamo, responsabilità al papà. Cioè hanno paura che il papà non faccia le cose come le fanno loro. E questo è sicuramente così. Il papà e la mamma fanno le cose in modo diverso. Ma se la mamma controlla troppo quello che fa il papà non si sentirà mai in potere o, come dire, non si sentirà mai tranquillo nell'assumersi la responsabilità del bambino. Quindi, lasciare tranquillamente, affidare tranquillamente il primogenito al papà in modo che si costruisca questa relazione.
Anche nel caso in cui il bambino si svegli di notte, sarebbe fondamentale durante i mesi della gravidanza che il papà poco a poco diventi il punto di riferimento per la notte, quello che va a vedere che cos'ha il bambino, che lo consola e che lo aiuta a riaddormentarsi. Di fatto, quando la mamma avrà il neonato in braccio che dovrà allattare, non sarà più in grado di alzarsi così tante volte la notte per andare ad aiutare il suo bimbo più grande, e quindi è fondamentale che lo possa fare il papà, che si sia già instaurato questo momento di sicurezza tra loro. Se ci sono delle resistenze, ovvero se il bimbo più grande ha delle resistenze a passare del tempo col papà, e spesso accade, me lo raccontano molte di voi che vengono da me in consulenza, questo è un problema piuttosto grande che possono avere le mamme, allora io il consiglio che vi do è di giocare su questa paura di perdere la mamma che il bambino può avere. C'è un gioco molto carino che si chiama Non arriverai mai dalla mamma e si svolge così. La mamma si siede sul divano, il papà si mette in mezzo tra il bambino e la mamma. Il bambino e lo sfida, dice: ecco, adesso vedrai, non ti farò mai arrivare a prendere la mamma, non ce la farai, ti prenderò prima io. Il bambino cerca di raggiungere la mamma e il papà si impegna per cercare di prenderlo, ma ovviamente non ce la fa, casca e il bambino arriva dalla mamma. Dalla mamma fa il pieno di coccole, di baci e di abbracci e poi la mamma lo lascia andare. Ovviamente questo gioco va ripetuto più e più volte. Il papà si deve impegnare per essere davvero realistico nel cercare di prendere il bambino, ma allo stesso tempo non ce la deve mai fare. In questo modo il bambino elaborerà questa sua paura di non poter raggiungere la persona che per lui, che lui sente come più importante, di cui sente di aver più bisogno. Comincerà a ridere, ripeterà questo gioco più volte e in questo modo lascerà andare la sua paura. Davvero questo può essere un gioco molto trasformativo. Ci sono tante persone a cui ho consigliato di fare questo gioco con il loro bambino che mi hanno raccontato che questo ha profondamente trasformato la relazione tra il bambino e il papà e anche ha fatto sì che il bambino non corresse sempre dalla mamma ma si sentisse più tranquillo anche ad andare dal papà. Questo permetterà al papà e al bambino di creare un legame attraverso la risata, attraverso il superamento di questa paura, ma con una cosa molto divertente che è appunto quella di ridere insieme, di una cosa che è una paura grande per il bambino. Allora, quindi vorrei sottolineare che cosa vi portate via da questo video, quali consigli vi potete portare via: assolutamente lavorare nei mesi della gravidanza in attesa dell'arrivo del fratellino o della sorellina per avvicinare o creare una maggiore connessione tra il proprio partner e il bambino, tra il partner che non allatterà, che si dovrà prendere in un certo senso meno cura del neonato, e il proprio bambino. In questo modo, quando nascerà il fratellino o la sorellina, il nostro primogenito, la nostra primogenita, che diventeranno dei fratelli, un fratello maggiore e una sorella maggiore, saranno prontissimi e tranquilli nel affidarsi al papà e nel vedere di avere un pochino meno spazio magari con la mamma, ma di sentirsi molto sicuri invece a farlo col papà. Questo perché sapete che anche per la mamma, nel momento in cui nasce il fratellino o la sorellina, può provare un grande risentimento, anche una grande difficoltà nel poter rispondere alle richieste del bimbo più grande come faceva prima. E il bambino a sua volta potrà mostrare invece molta rabbia nel sentire che ha perso questo contatto con la mamma perché la mamma è più presa dal fratellino. Quindi prima lavoriamo sul far sì che i ruoli tra mamma e papà siano interscambiabili per il nostro primogenito e più aiuteremo il bambino ad essere pronto emotivamente all'arrivo del fratellino o della sorellina. In questo modo sicuramente nel momento in cui il bambino diventerà un fratello maggiore o una sorella maggiore avrà più disponibilità emotiva per creare una vera e propria connessione con il nuovo arrivato. Allora, io per oggi vi saluto, ringrazio tutti quelli che mi hanno guardato e ci ritroviamo qua settimana prossima, lunedì prossimo, per un altro argomento, un altro video in diretta su questo argomento. Ci vediamo presto, buona giornata a tutti da Daniela Massarani, The Family Trainer.